E ciao a tutti, io sono Creo, vi do il benvenuto in questo quinto episodio su Resident Evil con Veronica X, versione Xbox 360. Allora, andiamo a utilizzare la tessera blu. Dunque, noi siamo qua, prendiamo l'ascensore. Giusto? Ok, quale livello vuoi accedere? 2, se non sbaglio. Vediamo se sto giro faccio figure di merda. Vediamo un pochettino. E invece, niente figura. Qui utilizziamo la scheda. Bene. Ecco, degli zombettini. Ma scusa, io voglio provare una stronzata. Se io faccio così. Ho sbagliato, non so più i tasti. Ah no, non lo colpisce. Ok, no, non voglio questo, voglio questo. E poi combiniamo. Puff puff. Bene. Allora, andiamo qua sopra. Che c'è sta qua? Una roba da leggere. The albinoid description. È una creatura ottenuta da una salamandra in cui è stato somministrato il virus T e alterata la struttura genetica. Caratteristiche peculiari dell'albinoide. Come per tutti gli anfibi, la crescita è caratterizzata da un processo di metamorfosi. Sebbene gli esemplari giovani siano di dimensioni ridotte, l'albinoide può crescere di oltre 2 metri in meno di 24 ore. È in grado di muoversi sia sulla terraferma che in acqua ed emette scariche elettriche in ambiente acquatico. Gli adulti risultano estremamente potenti. Bene. Ecco, lì c'era il gamepad che driftava, è andato avanti da solo. Vindu patata troia. Qua c'è una munizione del lancia patate. Poi scendiamo giù. Porco. Poi qua un'erba. Una la uso, poi mi lascio uno spazio. Sì, facciamo così, usala. Poi, visto che adesso qua dove c'è sta porta, ci sblocchiamo una scorciatoia. Cretino. Ah, l'ho sbloccata. E ve la faccio vedere nel mentre. Vedete, siamo qua dove c'era il coso del simbolo blu. Bene. Mentre siamo qua, facciamo che. Sì. Facciamo così. Andiamo qua così se riesco a camminare, porca putena. Qua così. Prendiamo questo emblema. Poi guardiamo qua. Fuga batteriologica nel laboratorio di esperimenti biologici. Accendere il monitor, sì. Ecco, qua possiamo vedere il quadro. Ci servirà guardarlo per vedere il codice che si trova. C'è un numero. Ah, perché ho sbagliato. Così, così. Vai. Ok. 1126, ricordatevi il numero, segnatemelo. Non è difficile, lo andremo a utilizzare fra poco. La ventilazione del laboratorio di esperimenti biologici è completa. Il sistema di chiusura con codice è stato attivato. Ecco, ovvio. Ma dai. Ma è morto o no, eh? Ma dai. Porco maiale, potevo spostarmi. Ma vai a cagare. Adesso? No, ce n'è ancora. Porco. Aspetta che quello là è ancora vivo, eh. Vai. Ok.
Poteva andarmi peggio. Minchia. Allora, facciamo così. Prendiamoci l'erba. Qua. Sì. Andiamo a posare un po' di roba. Perché ci serve l'inventario. È vuoto. C'è vuoto. Con degli spazi. Allora. Gamepad, per favore non driftare. Io lo massaggio un pochettino. Che ho visto che funziona. Far così. Per un po' funziona bene. Dovrei cambiare gamepad visto che non altro, ma volevo proprio cambiarlo nel momento nella quale questo gamepad qua rimane inutilizzabile. Allora, qua facciamo un po' di ordine. Spostiamo quest'erba qua in punta. O potevo tenermela, non lo so. Vabbè, noi spostiamo su le cure. Poi c'era uno spray. Ma che la balestra, puttana Eva. Voglio lo spray. Lo mettiamo qua. Poi mettiamoci qui il lanciapatate. Allora, Ink Ribbon io voglio metterli assieme. Bene, li ha già messi assieme da solo. Ok. Diversamente la scheda ci serve. Questo picchiamolo qua in punta. Ma il coltello io me lo tolgo, tanto non lo uso mai. Boh. Dunque, adesso ci conviene. Cosa andiamo a fare per primo? Andiamo. Dunque, andiamo. Andiamo a prendere il quadro, va? Anzi, no, ci andiamo dopo. Adesso andiamo a prendere il lanciapatate. Facciamo così, va? Bene. Poi, pigliamo l'ascensore. Vai, Claire, dai. Io massaggio sempre un po' l'analogico. Dunque, noi siamo al 2L. Era qua. Stavo pensando. Credo. Sì, dovrebbe essere questo il piano del lanciapatate. Ho visto che nella scorsa ho fatto un po' di cappellate con sto cacchiarola di ascensore. Stavo pensando di fare la scelta giusta prima di fare la puttanata. Qua, se non sbaglio, ci sono delle munizioni che non ho ancora preso. Infatti, non sbagliavo. 15 munizioni. Bene. Andiamo di qui. Poi, qua cosa c'è scritto? C'è scritto: attenzione, l'interruttore può guastarsi in caso di sovraccarico. In caso di guasto, sollevare la leva come mostrato. Il dispositivo di ventilazione verrà riattivato. Non so perché l'ho fatto con questo accento, ma mi andava così. Noi andiamo da qua. Piano piano, non andiamo contro il fumo che ci fa male. Poi andiamo di qui. Claire Redfield. Sgambetta un po' catena. Qua ci sono delle munizioni. Le prendiamo. Qua utilizziamo una tessera blu per prendere il lanciapatate. E fin qua ci siamo. Il lanciagranata è molto utile. Poi non è finito. Facciamo combina, così ne abbiamo 12 di dentro. Qua non c'è nient'altro da prendere, no. Per ora no. Andiamo di qua, che recuperiamo sempre qualcosa, forse delle munizioni della pistols. Dal pistola. Orco cane, sti cambi di visuale. Qua non c'è niente, no? Qua ci sono delle sostanze chimiche. Sì, ok. Qua. Questo lo posso prendere. L'avevo visto con Steve. Bene. 30. 30 trentini. Abbiamo le munizioni. Quindi adesso, che faccio? Adesso dovrei andare a prendere il quadro. Però come spazio, in realtà non è neanche male lo spazio.
Aspetta che mi sono disorientato a parlare. Andiamo indietro. Ma sì, possiamo anche andare diretti senza passare dall'inventario. Ma perché stavo pensando. Sì. Facciamo così. Passiamo di qua. Saliamo su. Ok, prendiamo l'ascensore. Quindi piano 1L, giusto? Giustissimo. Se al piano S1L, 1L. Forse ci sono degli zombie che si sono svegliati assieme agli altri. Però non è detto, non so. Non mi ricordo. No, non c'è niente, infatti, vedi? Ricordavo male. Ok, adesso torniamo nell'edificio dove c'è il Tremors e andiamo a utilizzare la tessera e poi il codice 1126. Qua scappa Claire. Vai, Christine. Mi fa sempre paura a me. Quello stronzo. Qua sopra, dopo il video, ci sarà un conto alla rovescia, eh. Quindi bisogna scappare perché c'è proprio pochi secondi, eh. Lasciare la scheda, sì, tanto non me ne faccio un caso. Qua sali. Tipo 40-50 secondi. Questa qua mi sembra che è bloccata. Sì, non si apre. Dunque, allora andiamo di qua. Qua inseriamo il codice 1126 indes 1. Ah, già che uno per volta, che palle. 11 2 e 6. La serratura è stata sbloccata. Qua entriamo dentro. Oh. Ah, minchia, mi sono preso male. Qua c'è. Delle munizioni del lanciapatate, quelle gialle. Ok, qua c'è un morto. È spaccata, ma in realtà io volevo vedere lui. È già morto. Allora, qua. Una volta preso il quadro, partirà una scena. Poi noi dovremo scappare giù fuori e sperare che non mi incastro, non faccio puttanete. Allora, prendere la figura dello scheletro, sì. Vai. Vai, scappa. Sì, 40 secondi avete. Se va avanti il gioco, però. Che ansia. Aprimi sta porta. Se scade il tempo, game over. Ma meno male, ce la facciamo. Giusto, giusto. Ok. Quindi adesso. Che palle, devo tornare indietro. Dobbiamo andare a mettere il quadro per recuperare una chiave. Vai solo che il Tremors ci rompe le balle. Volendo lo potete uccidere. Io non lo faccio perché non c'ho testa di sprecare munizioni. Già ne ho sprecate così. Senza andare di nuovo a sprecarne altre. Se no si può uccidere. Andiamo qua. Andiamo all'ascensore. Andiamo al piano l'altro. Al 2. Ah, eccoli. Porco maiale. Aspetta, no, bastardo, non lo sapevo, non me lo ricordavo. Aspetta, io entro. Entra, Dio! Ma guarda te.
Come ce l'ho la vita? È gialla, vaffanculo, va. Qua così mettiamo il quadro. E si sblocca questa parte del muro. Qui così c'è una chiave. Poi qua dietro, come potete vedere di là, aspetta. Ci sono delle munizioni della roba che si avrà poi più avanti. Adesso qua io devo uccidere quello stronzo, almeno uno. Perché dove sono ficcati? Bastardo. Sa, ma picchio anche l'altro, va. Guarda te se non si incastra. Aprimi la porta. Cazzo guardi, Claire? Qua sto massaggiando di nuovo un po' il gamepad. Vaffanculo. Dunque adesso dobbiamo uscire e tornare su alla villa. Allora, qua ci sarà sempre il Tremors. Qua fuori ci saranno i cosi gialli che si allungano e non sono dildo. Dai. Vai, vai, mato. No, ho aperto la mappa, porco. Che culo. Nella foga ho aperto la mappa. Porco maiale, troia. Dunque, qua non avevo lasciato nulla io. No, qua non è che c'è un'erba nascosta. Ne abbiamo una nell'inventario, però. No, ma porco. Qua così? Niente, ci ho provato. Porca miseria. Anche gli zombie pure qua. Però adesso ho fatto la stronzata. Sto qua, se scendo mi morde. Ma da qua lo becca? Ah sì, lo becca. Ho detto che lo beccava. Oh, senti, sto qua lo uccido così. È morto? Sì. Là ce n'è uno che voleva giocare al PC, lo lasciamo lì. Qua ce n'è un altro, non riesco a guidarla oggi. Porco! Porco! Vai. Oh, che roba! Dunque. Cosa faccio? Ma io farei così. Mi porto dietro uno spray. Poi poso questo. Sì. E questo. Eh sì, e poi ci salutiamo qua per questa puntata, nella prossima faremo altre belle cose. Quindi io faccio così, vi saluto già e poi salvo. Un saluto da Crio, uno da Claire e al prossimo video dove faremo un bel po' di roba e andremo in un nuovo posto. Ciao ciao!